viaggio verso il proprio lato oscuro e allo stesso tempo tuffarsi dentro questo sconosciuto, tuffarsi dentro questa oscurità e questo sconosciuto per farci pace, abbracciarlo, invece di averne sempre terrore, e insieme a rifondersi e uscire da questa oscurità rinati e forse più in pace con tutto quello che ci circonda. Abbracciare la natura, unirsi con tutto ciò che c'è intorno, cioè proprio smaterializzarsi. Alos in generale nasce sempre da un mio, da una mia visione, da un mio, una mia ricerca su qualche argomento in specifico, sia a livello del ruolo della donna, sia a livello concettuale, sia a livello emozionale, sia a livello di come mi voglio mettere in gioco io rispetto alla registrazione, al suono, al live. In questo nuovo, che insomma è nato come live, ho voluto distaccarmi dall'idea degli ultimi dischi che si è chiuso dentro di me un cerchio e ritornare alle origini di Alos, che è un performativa, e quindi ripartire invece da un desiderio mio interno di sfida verso me stessa più che verso l'esterno. Quindi mi sono detta, perché non mettermi in gioco con questa parte che forse dentro di me, che risveglia verso gli altri sentimenti molto profondi o aspetti di se stessi super super profondi che neanche loro sanno di avere, per cui spesso sono super spaventati vedendo i miei live o sentendo la mia voce, eccetera. E quindi è nato The Chaos Awakening, dove l'idea è di risvegliare il caos mio interno, forse mi è già sveglio, chissà, svegliare il caos degli altri che mi viene a vedere, e quindi approcciare il live di nuovo in maniera ritualica, dove anche mi libero dal fatto di suonare in un club e quindi pensare all'impianto, all'amplificatore, insomma tutto ciò che normalmente fa parte della musica, di cui amo, però liberarmene e finalmente essere libera di poter suonare se voglio alle porte di un bosco, dentro un bosco, come in un super club, come a casa di qualcuno, fare quello che voglia completamente, ritornare completamente indipendente e libera. E però tutto questo è nato appunto come live, di nuovo, no, non pensando a un disco, non pensando a poter fare un disco, che qualcuno volesse fare un disco di questo live, e quindi è nato come ritual live, anche molto improvvisato il primo, dove avevo degli elementi focali, tutto è nato grazie all'idea di creare questo strumento che ho chiamato lo scettro del caos, e che ho chiesto a Gabo della Nude Guitar se si poteva creare questo strumento che ha un elemento naturale, quindi parte da parte di tronco, corteccia, fatto semplicemente da due corde, una corda ampia da basso e una un po' più acuta, da solo creare quelle vibrazioni e quel suono
un po' da chitarra che comunque non sono ancora pronta ad abbandonare, e poi focalizzare tutto sulla voce, quindi sull'acustico, e essere libera, lasciare libera la mia voce a fare tutti quei ghirigori e giocando con l'ambiente esterno come facevo tantissimi anni fa, che poi pian piano l'ho sempre più imbrigliata in tempi eccetera, e lasciarla di nuovo libera, che così la mia voce, un essere separato da me stessa, e quindi lasciarla di nuovo libera di poter giocare con l'ambiente esterno. Nàresh, mio compagno di viaggio molto spesso e grande amico, il produttore degli Ovo, visto il live ha pensato, ma perché non fai un disco? E quindi ho cominciato a riflettere, logicamente appena mi si è stuzzicata questa idea, il mio cervello è partito in quarta, e quindi ho cominciato a pensare, sì, ok, disco, però io non voglio farlo in uno studio. Fortunatamente nel passato ho sempre avuto rapporti con l'arte, quindi ho contattato un mio vecchio amico curatore, Giovanni Cervi, che sapevo che era andato a vivere sui monti aprendo un luogo di fusione bizzarra. Ma rimane che lui e la sua compagna Nila sono due curatori d'arte, lei era anche una critica d'arte, e quindi hanno fuso questo spazio rurale e sui monti veramente isolati, siamo veramente isolati, con le residenze per artisti, e quindi da lì è nato questo progetto, residenza / recording session. Siamo veramente spersi sui monti in una vallata che è impressionante. Siamo arrivati con nuvole basse e il black metal era dietro l'angolo. Comunque hanno vinto i boschi per ora sui deserti. Live in realtà non è un concerto per me, è un rituale molto personale, non voglio rifarmi a dogmi. Penso che tantissime persone hanno questo terrore del loro lato oscuro. Uno non deve scappare dal nero e dall'oscurità, fa parte anche quella della luce, quindi questo rituale è proprio una condivisione e una fusione, far capire che tutto è un cerchio, tutto è unito, c'è ombra e luce, luce e tenebre, giorno e notte, sole e luna. Quindi uno degli elementi fondamentali
fondamentali, uno di questi elementi è l'eclisse, che ai tempi, nei tempi storici, era uno dei momenti che creavano più terrore. Quindi la donna e appunto la figura sciamanica della donna è sempre un binomio, cioè questo disco è proprio un ragionamento, portare le persone a ragionare sui contrasti che forse esistono ma in realtà no. La natura è molto più complessa della nostra mente umana che vuole tutto bianco e nero. Questo nuovo ritual è una memoria, un ritornare e riportare in vita tutte quelle idee, quelle figure femminili che tanto vengono state cancellate a volte dalla memoria o sono state trasformate in idee malvagie o ciò che era prima probabilmente la grande dea madre o un gruppo di dee madri o comunque tutto quel femmineo che poi dal patriarcato in poi è stato completamente travisato e visto, sempre messo sempre in luce come un elemento negativo di cui avere paura.